Gheta, il paese di Bronte, colpevole di lesa umanità, è dichiarato in stato d'assedio. Nel termine di 3 ore, a cominciare dalle 13:30, gli abitanti consegneranno le armi di fuoco e da taglio, pena la fucilazione per i redentori. Il municipio è sciolto ai termini di legge. Gli autori dei delitti commessi saranno consegnati all'autorità militare per essere giudicati dalla commissione speciale. Laven, laven, laven alla minestra, letu, letu, letu te cipriana, ladis, ladis, ladis che le malata, per non mangiar polenta, viso, viso, bisogna aver pazienza, lasa. La sala marita, levanta un murio, sento che mi chiama la bandiera, ogni raggio che contento, io vado a vedere già, ma la mano non ho paura delle bombe dei cannoni, io vado all'avventura, sarà poi quel che sarà. Nella bella di Gogi, sopra mille di Lallera, abbastanza convinti, sopra mille di Lallera, e la bella di Gogi, sopra Bianco Sinistra! Sinistra! È proprio questa la cosa più intollerabile. La sua passività, la sua condiscendenza verso questa banda di malfattori. Il fatto che lei è siciliano non serve a scusarla. Io non ho niente di cui dovermi scusare. E non mi vergogno del popolo di Bronte. Come siciliano non me ne vergogno. Anche se come uomo piango la strage e la violenza a cui si è abbandonato. Non ha operato un arresto, non ha requisito un'arma. Che cosa ha fatto da quando è qui? È bastata la sola nostra presenza, perché nel paese cessassero tutti i disordini. La vostra presenza, colonnello Poulet. Soltanto dando un esempio terribile si può estirpare il bubbone della rivolta che si va estendendo in tutti i paesi del Catanese. La vostra presenza. E intanto lei non ha impedito che la canaglia mettesse le mani sulle carte del municipio. Era per le loro terre, generale. Non siamo venuti in Sicilia per ritoccare i confini delle proprietà sulle mappe catastali. Ci penseranno i futuri governi, quando e se ne avranno voglia. Noi siamo qui di passaggio. Il nostro compito è di lasciare alle spalle province ordinate e fedeli al nuovo Stato. Di andare avanti, fino a Napoli e oltre. È questo il corso della storia. O crede che le beghe contadine possano costringermi a rimanere in questo deserto mentre Garibaldi si prepara a sbarcare in Calabria e liberare il meridione? Raduni i suoi uomini e torni a Catania. Si metta a disposizione del governatore. Non c'è altro. Lei si rechi immediatamente a Catania e porti qui la commissione speciale di guerra entro domani sera. Vada! Lei si rechi al comando di brigata. 4 battaglioni devono marciare entro stasera sui comuni di Randazzo, Regalbuto, Francavilla e Lingua Grossa. Anche qui si minacciano tumulti, ruberie, violenze. Vada! Formi 12 drappelli e proceda all'ispezione delle case e agli arresti. 50, 100, 150, 1000, anche tutto il paese. Entro domani chi ha avuto anche solo l'intenzione di torcere un capello deve essere in carcere. Arrestate chiunque si trovi per le vie, fucilate sul luogo chi resiste. Lei si occupi della tassa di guerra, questo è compito suo. Generale, 10 onze all'ora in questo paese. Dove le trovo? Le trovi dove vuole, frughi dappertutto, sprema la gente. La tassa di guerra deve essere pagata interamente e puntualmente. E tu? Così va la vita. Comandi? No, dici, io Marco Aurelio sta sempre a cavallo sul Campidoglio. Filippo Spada non è morto e grazie a Dio si spera che guarisce. Targhini e Montanari aspettano il giudizio. Io continuo a far pecione e lascio i pensieri gravi a chi c'ha più capoccia di me. Faccio male, eminentissimo. Fai bene, cornacchia mia, fai bene. Io vorrei essere come te, orbo di un occhio. Andiamo bene, io non ci vedo chiaro manco con tutti e due. Ma è diverso. Perché vedi, quando tu eri fatto,
due suole, un paro di stivali e hai fatto più del dovere tuo. E io invece no. Io mi sono distinto nella repressione del brigantaggio e ho messo in fila 45 teschi di briganti tra San Germano e Roma. Un viaggio allegro. A quei tempi non ero ancora un principe della chiesa, ma un semplice pastore d'anime. Mm-hmm. Ma sai, siccome dicono, questo Rivarola è un tipo che si fa rispettare. Ammazza. Ma no, non lo vedi? Parlo anche con te, che sei un umile scarparo. E difatti io vi porto il massimo rispetto. Ma cosa fai? Mi baci il sigillo. Ah, il sigillo. Insomma, allora dicono, facciamogli fare il processo a Targhini e Montanari. Ve ne occupate voi. Allora mi raccomando, un occhio di riguardo. Per chi? Per la salute vostra. Con tutto sto da fa, non ve strapazzate. Invece non finisce qui, perché appena finito questo processo devo correre in Romagna a reprimere le sette occulte clandestine. E tu sai meglio di me, i romagnoli, tanto per cambiare, sono i sudditi più turbolenti. Insomma, non si finisce mai. Ma tu almeno hai finito con questa scarpa. Ancora due bollette, Eminenza. Cornaio, io vado. E questa bella mora? Chi è? Giuditta di Castro, Eminenza. Al suo comando. Che peccato. Così bella e tanto giudia. Ma qui a Roma, tra giudei, giacobini e briganti, non c'è rimasto più nessuno. Ci siamo rimasti noi, Eminenza. Fedelissimi ai romani. Che ce frega? Ecco, bravi. La lascio tutta a voi, Roma vostra. Ah, ma che t'ha mozzicata la tarantola? Ma dove vai? Torno subito. E io cosa faccio? Ditevi due orazioni. Ando vai, fermate, tu resti qui. A che fa? Ma guarda te che fa il buffone con i cardinali. E poi li patti nostri erano ieri. Dicesti, siamo tu disgraziati, famosi compagnia, finché dura. E beh, io sono sempre un disgraziato. Perché? Per te è cambiato qualche cosa? Lasciamo perdere, Cornel. Tu m'hai capito. No, aspetta. No, e mannami via. Giudì. Te lo chiedo così, per curiosità. Ci hai proprio persa la testa per quello. Però pure quell'altro poveraccio mi fa una pena. E ci sei stata a letto? Per terra. E bravo il dottor Montanari. No. Come no? O Targhini. Hai perso la testa per Targhini, quel sartapicchio. Ma no, per Montanari. Aspetta un momento, non ho capito. Ma come, te sei innamorata di Montanari e sei stata per terra con Targhini? Ma no, è che... Ma Cornà, non mi rompe i coglioni. Ecco. Scarpe, Eminenza. Sì. Se aspettavo te. Chiedo scusa, mi è cascata. Ti ha mollato, No. L'ho scaricata. Beh, non c'è mica da vergognarsi di esserti innamorato di una giudia. Capita. È la vita. E ti dirò di più. Una cosa che dico solo a te e che al mondo non sa ancora nessuno. Ah, grazie. Mi raccomando, che rimanga fra di noi. Dite pure, Eminenza. Il difetto mio è proprio...